I segnali sono incoraggianti. Finalmente, dopo oltre 2 mesi di calvario, Gennaro Esposito è pronto a garantire quel contributo in termini di esperienza, mestiere, cattiverie agonistiche e prolificità per il quale il DS Obedio lo aveva fortemente voluto tra i primi tasselli del nuovo roster. Allenamenti completi con il gruppo da qualche giorno, la partitella con il resto dei compagni a metà settimana, peraltro condita da un gol, la voglia matta di una gara vera, fosse anche uno spezzone, per scaricare sul campo quella dose mista di rabbia e adrenalina accumulata in tribuna in occasione delle prime 5 uscite stagionali. Una freccia in più per Pasquale Rando, che per la gara con il Marsala di domenica pomeriggio dovrà invece rinunciare all'under che ha fatto vedere le cose migliori in questo primo scorcio di campionato, Francesco Saverino. Dimesso oggi dal Policlinico, dove è stato in osservazione da lunedì, in seguito ai postumi di un trauma al lombo sacrale rimediato a Ragusa, il Jolly classe 2001 dovrà dare forfè. Sta bene, valori in ordine, ma tornerà disponibile per la trasferta di Cittanova in programma tra 8 giorni. Dunque, gioco forza, il tecnico giallorosso dovrà apporre delle varianti all'11 schierata al selvaggio, anche in virtù delle peculiari caratteristiche dell'avversario di turno, particolarmente temibile a dispetto degli appena 3 punti conquistati nei primi 5 turni e del conseguente terzultimo posto in graduatoria. Guai a sottovalutare una squadra che può contare su giocatori di grande esperienza e qualità, da Ballistreri a Manfre passando per Padulano, talento indiscusso con una parentesi sullo stretto in C nella stagione 2015-2016, che in azzurro prova a rilanciare una carriera finora frenata da sfortune e problemi fisici.